troviamo all'ingresso della palestra del Liceo Tommaso Campanella, in occasione del primo forum territoriale sul plurilinguismo. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. Lingua, cultura, integrazione. Questi temi trattati durante il primo forum territoriale tenutosi il 9 gennaio nella palestra del Liceo Tommaso Campanella. Il convegno si è svolto grazie all'Associazione Futuro Digitale, che collabora con la scuola in quanto promotrice di progetti Erasmus+. Da più di un anno i ragazzi dei licei hanno infatti l'opportunità di vivere esperienze formative all'estero con progetti finanziati dalla comunità europea. Agli studenti partecipanti si dà inoltre la possibilità di ricevere lo Youth Pass, certificazione linguistica riconosciuta a livello europeo. Ha presieduto al convegno la responsabile dei rapporti istituzionali di Futuro Digitale, Fabrizio Arcuri, in collaborazione con la preside dei licei, Maria Grazia Cianciulli, e il direttore delle GRC, Afrodite Camara. Sono invece intervenuti gli assessori Maria Rachele Felicetti e Francesca Impieri, il presidente dell'associazione Antonio Gallo, il consigliere dell'Umpli Calabria Antonello Grossolavalle e il capo di gabinetto del Consiglio regionale Ugo Massimilla. Durante la mattinata gli studenti, suddivisi in gruppi, ciascuno rappresentando un continente diverso, si sono confrontati con relatori esterni per produrre performance di alto livello. Del gruppo Europa ha fatto parte il Parlamento europeo, il gruppo America invece ha realizzato un musical, mentre quello dell'Asia un video. Della fotografia, l'ecosostenibilità e il teatro si sono occupati Africa, Australia e Medio Oriente. Durante l'incontro si sono alternati balletti ad esibizioni musicali con le percussioni. È stata allestita inoltre una sala stampa dalla redazione di Babel, che ha assistito alla manifestazione. Tutti i gruppi sono stati affiancati da stagisti, che effettuano il tirocinio presso aziende e Futuro Digitale. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare i due partecipanti al progetto Erasmus+, tenutosi alle Canarie. Sentiamo cosa ne pensano. Siamo in compagnia di Massimiliano e Annarita, che hanno partecipato al progetto Erasmus+. Massimiliano, perché hai scelto di vivere questa esperienza? Le Canarie sono una meta molto ambita, quindi noi ragazzi siamo comunque rimasti molto attratti da questo viaggio. E poi lì queste esperienze ti aiutano molto a crescere individualmente. Abbiamo imparato anche molte cose, tra cui le lingue. Oltre all'inglese ci siamo perfezionati anche un po' sullo spagnolo e anche sul portoghese, dato che anche la scuola del Portogallo ha partecipato a questo viaggio. E a te, Annarita, invece, cosa ha lasciato questo viaggio? È stata un'esperienza formativa. Io frequento il liceo linguistico, quindi per me a maggior ragione è stato, diciamo, fondamentale approfondire lo spagnolo, l'inglese con persone madrelingua. E abbiamo visitato posti meravigliosi e abbiamo imparato, diciamo, ad autogestirci. E con i nostri compagni sicuramente ci siamo divertiti e abbiamo legato molto.